Buongiorno a tutti ragazzi, qui Mugnaz, lo staff di www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook al nostro sito in descrizione, e oggi siamo qua con la player review di Moreno Team of the Season, un giocatore del Team of the Season del Rest of the World, e, insomma tutti quegli altri che non sono usciti finora, un giocatore che si presenta con 85 di overall da AT, prima era 75, poi 77, poi 79, insomma è partito dall'essere nessuno con 74 di finalizzazione ad essere uno degli attaccanti più promettenti del gioco, perché un giocatore con 89 di velocità, 89 di dribbling, più 6 e più 10 rispetto alla versione non in form, 72 di colpo di testa, anche questa più 10, più 17 per il tiro 90, più 11 per il passaggio 78, è un giocatore che con 5 stelle skill e 4 piedi deboli, insomma, quando vedi queste caratteristiche ti sale un po' il sorrisino, perché è un giocatore che se gioca come c'è scritto sulla carta è una bestia. Infatti questo è un giocatore che mi è piaciuto, non vi dico che è il giocatore più forte del gioco, oh mio Dio abbiamo scoperto una leggenda, oh mio Dio qua, è un giocatore buono, secondo me è un giocatore fatto per le squadre divertenti, ad esempio per farci un attacco con Martinez Team of the Season, oppure fare squadre strane, questo è un giocatore che secondo me è perfetto, un giocatore che lo compri per divertirti, non lo compri perché è il giocatore chiave della tua squadra, lo compri per divertirti, è capace di tirare le punizioni, è capace di fare i passaggi, infatti quello non è un pro, infatti adesso iniziamo con i pro e i contro, prima però parliamo dei passaggi, i passaggi non sono né un pro né un contro, fa dei buoni passaggi ma non sono una cosa che mi rimarrà impressa di questo giocatore. Piuttosto mi rimarranno impressa le 5 stelle skill. I passaggi di questo giocatore sono 90 di cross, 73 di passaggi lunghi, 81 di passaggi corti con 4 stelle piede debole, ricordo. Passaggi buoni, non ottimi, buoni. Insomma è in grado di fare buone sponde, di crossare. Infatti proprio prima, mentre montavo il video, ho detto beh guarda, dopo mi faccio le ultime 2-3 partite senza registrare, usandoli in un 4-2-2-2 come COC. Secondo me quello potrebbe essere il suo ruolo, perché ha molta corsa, ha un ottimo cross, quindi potrebbe venirne fuori qualcosa di bello. Comunque, partiamo con i pro e con i contro e parliamo per forza delle 5 stelle skill e della forza fisica. Forza fisica 85 con 75 di equilibrio con le 5 stelle skill. 5 stelle skill, ovviamente anche il dribbling è molto buono perché ha 86 di controllo palla, 95 di dribbling e queste 5 stelle skill. Tu puoi usare il controllo palla, puoi aspettare che la squadra salga, quindi usare la forza fisica, puoi dribblare, puoi fare qualsiasi tipo di dribbling ed è una cosa che mi è piaciuta molto. Non l'ho usato molto il dribbling, soprattutto le 5 stelle skill, però quando le ho usate lasciava veramente lì l'uomo, perché un altro pro è l'accelerazione 95, con 86 di velocità scatto, 80 di agilità e 83 di riflessi. Insomma, questo 95 di accelerazione ti permette veramente di piantare lì l'uomo. Cioè, l'uomo rimane là e tu vai via. Quindi, tra i pro ci metto il dribbling, cioè le 5 stelle skill, la forza fisica e l'accelerazione. Queste sono cose che mi sono rimaste impresse di questo giocatore. Poi dopo c'è il tiro. Il tiro, 90 sulla carta, non mi ha lasciato niente di straordinario, insomma posso dirvi che tra i pro ci metto per forza la finalizzazione e la potenza tiro, perché 95 di finalizzazione è partito da 74 con la sua versione non in form, devo dire che è un bel valore, per un giocatore che lo metti in una squadra per divertirti, quello è un gran bel valore, perché la sa mettere dentro. Poi dopo c'è questo 92 di potenza tiro che a volte mi sembrava anche di più, un po' più scettico per il 99 di effetto e il 93 di long shot, oltre che al 96 di tiro al volo, anzi i tiri al volo sono anche stati carini, di solito non li cito, però ho fatto 2-3 tiri al volo carini con questo giocatore, e 99 di finalizzazione, 93 di long shot che insomma non li ho sentiti, non li ho neanche provati, se ho fatto tiri da fuori non me li ricordo per dirvi, quindi è un giocatore che sa fare gol, non è il giocatore che fa il gol della vita sempre, come Ibra, Team of the Season, Ibra Totti, però è un giocatore che sa fare gol. Concludiamo i pro parlando del colpo di testa. Il colpo di testa è 72 sulla carta, è alto 1,78 con 64 di salto e 73 di precisione. Bene, a me il colpo di testa ha stupito, ho fatto più di qualche gol di testa con questo giocatore, faceva, tolto il fatto che fai sempre gol, calcio di testa, gol eccetera, fanno tutti, bene, ma lui faceva degli ottimi inserimenti, grazie alla sua velocità riusciva sempre a tagliare in mezzo, quindi allargava il gioco e poi seguiva l'azione e poi riusciva a mettere il pallone di testa dentro, ed è una cosa che mi è molto piaciuta, e veramente il colpo di testa non mi aspettavo di metterlo tra i pro all'inizio, invece alla fine lo metto tra i pro. Tra i pro potrei metterci anche le punizioni, perché ha 84 di precisione punizioni, con quel 93, 92 di potenza tiro e 99 di effetto,
Se volete potete tirare le punizioni anche con lui. Ne ho battute due, una da lontanissimo, bellissima, più quella, insomma, tira veramente molto forte anche lì. Tra i contro invece ci metto i Warcraft. Non è un vero e proprio contro, è un contro perché più di qualche volta devi stare là proprio a chiamargli 20 volte il movimento perché lui parta. Insomma, ripeto, è un giocatore divertente. Non è il giocatore della vita, quindi 100.000 secondo me sono troppi, ma 80, 70, 60 sono perfetti. Bye bye.